Oggi cala il sipario sulla libreria Guida Portalba. Si spengono i fari, le luci della Saletta Rossa. Un momento di cultura a livello internazionale. Ha ospitato personaggi illustri che vanno da Pasolini ad Ungaretti. A Pari chiediamo, come fare per poter rilanciare, salvare, creare un movimento che possa interagire anche con le autorità per far sì che questo punto culturale internazionale continui a vivere? Ma noi stiamo sparando tutte le possibilità che abbiamo. Abbiamo interessato il Presidente della Repubblica, che è stato qua, il Presidente Napolitano, che è stato qui tante volte. Abbiamo interessato Braia, che è il Ministro dei Beni Culturali, perché ovviamente, come certamente sapete, questa libreria è bene culturale degli italiani, con decreto ministeriale, l'unica in Italia. Quindi siamo una bottega, tra l'altro una bottega antica, quindi sono 100 anni di attività praticamente. E noi ci continuiamo, quindi questo è un momento particolare, un momento che certamente speriamo di superare a breve, perché chiuderemo ovviamente da lunedì in poi, va bene, però nel frattempo c'è tutto un lavorio alle spalle che dovrebbe portarci a una conclusione positiva, cosa che noi ovviamente speriamo. Quindi non il canto del cigno, ma l'araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri. Sì, infatti è così. La realtà hai portato un esempio, sicuramente noi ci auguriamo che possiamo rappresentare l'araba fenice, ovviamente in una situazione come questa. E ci battiamo per questo, non c'è niente da fare, non vogliamo mollare. Ricorda un po' ai telespettatori gli ospiti illustri che sono passati per la Saletta Rossa. No, vabbè, tutta la letteratura italiana, tutto il mondo politico italiano, financo quelli della Lega del Nord sono stati qua. Che ne posso dire? Tutti i politici, Ungaretti, come dicevi appunto tu, a Pasolini, ma poi tutti gli artisti. Umberto Eco, Sanguinetti, tantissimi, vabbè, i nostri scrittori napoletani, Rea, Pomiglio, Brisco, tanti altri, insomma, no? Tu hai già usato Pasolini e Moravia, Ginsberg, Kerouac, Sartre, tantissimi, non mi ricordo tutto, è una infinità, è tutta la storia della letteratura italiana e parte anche di quella straniera. Infatti Ginsberg, Kerouac sono americani, per esempio. Ma c'è un libro che noi abbiamo salvato tanto tempo fa, proprio nel momento in cui facevamo, perciò è rimasta una sola cosa, ce l'ho giù, eventualmente risalendo me la faccio vedere, insomma. Va bene? E poi tutta l'arte, poi da qui è uscito Achille Bonitoliva, da qui è uscito tanti personaggi che oggi sono diventati personaggi, insomma. Va bene, molto molto ascoltato. E adesso però vado, quindi un libro e lo faccio vedere. Bene. Un'ultima cosa, Mario, il tuo appello, oggi che siamo ormai in chiusura, alle istituzioni. Alle istituzioni voglio dire, non perdiamo ancora una cosa bellissima che ha questa città. È fatta bene culturale degli italiani, quindi un valore ce l'ha in ogni caso, non l'avrebbero concesso con tanta facilità. Quindi perdere la libreria di Napoli, la libreria guida di Napoli, significa perdere un monumento come qualsiasi altro. Pompei è un monumento certamente a più alto di noi, però anche quello è un bene culturale degli italiani. Vabbè, questo è relativo perché... Mettiamoci qua. Questo per esempio è una tesi di laurea. Va bene? La Saletta Rossa dal 1963 al 1974. 10 anni di 3 e 13 anni d'arte alla guida.
qui tutta l'arte napoletana è passata. Andy Warhol l'hanno fatto, mo, comunque noi l'hanno fatto 20 anni fa. Sì. In anticipo sui tempi, sempre. Questi sono personaggi passati per la nostra libreria. Personaggi di livello internazionale. Achille Bonito Oliva. Sì. Ecco, queste sono tutte le mostre, ma la prop art è nata qua. Ecco qua. Sono tutti passati. Mambro, Pasquale. Mambro e Pasquale. Siamo là. Codugno, De Vincenzi, Di Fiù, Iandolo, Pirozzi, Servino, Di Bello, Del Pozzo, Persico. Persico. Sono tutti passati da qua. Guarda. Paladino, Stefanucci, eccezionale. Andoia e Tanda, Tony Stefanucci, Mimmo Paladino, tutti. Mimmo tutti. Paladino, tutti, sono passati Bugli, tutti Bugli. Da qua, sono cresciuti qua dentro. Ciao, guarda. Guarda qua. Vabbè, questo è un po' di giornali. Ecco, sì, qua. Questo è Bassani. Perfetto. Sì. Questo è Viviani. Domenico Porzi. Romualdo Marrone, vabbè, morti, Vittorio Viviani. Vittorio Viviani. Questi per calma, hanno fatto vedere. Ecco qua, questo per esempio, non lo riconosceste, è Pasquale Spidieri. È giovanissimo. Sì, sì, è giovanissimo. E questa qua è Fernanda Pivano, la traduttrice di Kerouac. Sì. Di Steinbeck, di Hemingway in Italia. Questa è la folla che c'era. In piedi. Ecco, questa è. E Pasquale Schidini e Luigi Incoronato. Napoletanista. Tra il pubblico, Achille Bonito lì, come si chiama? Luigi Compagnù. Tutti più grandi. Ecco qua. Ah, Spadolini. Napolitano. Fulvio Tessitore. Fulvio Tessitore. Sì. Ecco qua, questo per esempio è morto questo, è Giovanni, sì. Tessitore, Luca Firpo, tutti. Ecco qua, questo è Dennis Max Schmidt, Emilio Servadio, questo è Bassani, questo è De Sica, Edoardo è venuto, questo è Bassani, quello dei manicomi, sì, no? Sì, sì, socialista. Gillo Dorfles, e Umberto Eco, quando aveva 30 anni. Sapegno. Natalino. Questo è quello che ha creato l'Espresso. Enrico Benedetti. Sì. Renato Barilli. De Sica ancora. E Prisco. Prisco. Ecco qua, questo è Kerouac. Okay. Questo è Dominique Fernandez. Questo è Allen Ginsberg. Vabbè. Pace Indro Montanelli, ma questa è una parte solamente, Vito La Terza, l'editore La Terza, Giorgio Bucca, e poi è morto pure. Vabbè, qua ci sta Raffaello Causa, Palma Bucarelli e arte. Ma non c'è stata volontà politica di salvare la libreria, Mario, la volontà no. Politica. E questo è quello che abbiamo tentato. La volontà politica, quindi chi se come si chiama qua? Io ricordo le fiaccolate che facevamo con Rosa Iervolino. Per quanto riguarda Treves, abbiamo fatto quella lotta, ti ricordi? Con Treves? Vabbè, l'hanno messo in dall'ordinatore, ma noi non volevamo muoverci a capo, che senso ha? Non avrebbe questa senso. Questa è la porta di entrata alla città vecchia, sì, un conservatorio di musica, l'Accademia di Belle Arti, un museo nazionale, come no? Spacca Napoli, sta tutto qua. Il convitto nazionale, il convitto abbiamo Vittorio Emanuele, tutto qua. Qua questo è Ungaretti, Questo è Mario Soldato. Giuseppe Ungaretti abbiamo parlato prima. Mario Soldato. Prisco, Rea. Berto, di lui, Berto.
parlami 50 anni, 60 anni fa. Ecco qua, Valentino Bombiano, di dove? Venivano a Cagliari, di dove? Disse, ah, disse Berto, eh? Berto, e tu sei morto. Disse... portoghese, un architetto. Ah, portoghese, sì, sì. Torisco. Pasolini. Questo è qua dietro. Esatto, io sto qua. Bell'uomo, ma te? tutta la storia. Tutte le manifestazioni che sono avvenute nei vari anni. Cioè non può cadere nell'oblio tutto non, questo. Non spero, ma, no, ma assolutamente no. Questa è una città, tu lo sai. Gino Doria. È Galasso. Vedevo il baffo. Questi erano i fratelli Guida. Sì. Tutto qua. La storia, mo ci vuole la storia, eh? È la storia, sì. E questa è la torretta rossa. E vabbè, che vuoi fare? Vabbè. Che vuoi fare? Ok. Che vuoi fare? Vabbè.